E adesso diamo inizio alla tavola rotonda tra i presidenti delle città metropolitane di Confindustria, che verrà moderata dalla dottoressa Varetto, che invito sul palco, direttrice di TG Sky. E quindi invito a salire sul palco il presidente Stirpe di Unindustria Roma, Angelo Michele Vinci, presidente di Confindustria Bari e BAT, Alberto Vacchi di Unindustria Bologna, Simone Bettini di Confindustria Firenze, Giuseppe Zampini di Confindustria Genova, Paolo Graziano di Unindustria Napoli, Buongiorno. Buongiorno. Andrea Cuzzo Crea, Molto piacere. Confindustria Reggio Calabria, la Molto piacere, dottoressa Mattioli dell'Unione Industriale di buongiorno. Torino, Molto piacere. Molto. il dottor Zanardo, delegato dal presidente Zoppas dell'Unione Industriale di Venezia, e Gianfelice Rocca, presidente di Assolombarda. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti, un saluto anche da parte mia e un ringraziamento per avermi invitato a moderare questa parte dell'appuntamento di oggi, molto importante. Abbiamo sentito alcuni presupposti di quello che dovrebbe essere il futuro di queste 10 aree metropolitane. Abbiamo ascoltato dal sindaco Renzi, ma anche dal professor Bassanini, come se ne discuta ormai da 30 anni, ma forse siamo arrivati anche a un punto di svolta, a un punto decisivo. E proprio in questa fase così cruciale si colloca la discussione che viene fatta oggi, una discussione voluta dal mondo industriale in pressing, possiamo dirlo, sulla politica, sul modo in cui dovranno essere realizzate poi nel concreto le aree metropolitane, così cruciale, così fondamentale, l'abbiamo sentito, ormai in tutto il mondo il potere che hanno acquisito via via i sindaci nel governo non solo delle città, delle comunità a cui sono preposti, ma più in generale anche al ruolo di leadership che gli è stato ormai assegnato e che, come ci ricordava il professor Barber, si sono saputi conquistare. In un mondo sempre più globalizzato, in realtà la dimensione metropolitana diventa centrale. E allora in che modo si può far sì, ed è questo il tema della nostra discussione, che tutto questo poi non sia un nuovo moltiplicarsi, come me l'abbiamo visto in passato, di nuove burocrazie, ma possa essere davvero un sistema di governance nuovo che aiuta, che dia sostegno al mondo imprenditoriale in questa fase così complicata e difficile, perché si possa creare anche una vera sinergia nella fase dell'uscita dalla crisi economica. E proprio su questi temi voglio sentire, innanzitutto partiamo da Maurizio Stirpe, che è il presidente di Unindustria di Roma, per capire anche quella che è un po' la vocazione particolare di un'area metropolitana come quella romana, ovviamente, che ha una sua specificità legata soprattutto al ruolo di Roma Capitale, a quello che può essere anche la sua ambizione economica di creare e rafforzare le interrelazioni con il resto della regione Lazio, per evitare appunto che sia una sovrapposizione, ma possa davvero fare da volano. Quindi lascio la parola a Maurizio Stirpe. Grazie, buongiorno a tutti. Beh, diciamo che oggi è un punto di partenza importante di questo processo che innanzitutto mette in relazione le 10 città più importanti d'Italia, le fa dialogare, le fa unire attorno a dei concetti che secondo me forse noi in Italia ne stiamo parlando da troppo tempo, dal punto di vista operativo non ne abbiamo mai parlato e sicuramente non è mai troppo tardi per iniziare a fare questo ragionamento. Diciamo che io oramai da più di 4-5 anni ai vari referenti istituzionali con cui mi confronto quasi quotidianamente, mi riferisco soprattutto al Presidente della Regione, ai sindaci dei comuni capoluogo di provincia, ripeto spesso che l'assetto istituzionale, l'architettura istituzionale della nostra regione
deve divenire, diciamo, la condizio sine qua non, la condizione indispensabile per iniziare ad avviare veramente un nuovo processo di modernizzazione della politica, delle politiche dello sviluppo e delle politiche industriali sul nostro territorio. Naturalmente il nostro territorio è un territorio particolare, diciamo che Roma e il resto delle province hanno marciato di pari passo fino a quando c'è stato l'intervento straordinario del Mezzogiorno, poi al cessare della cosiddetta Cassa per il Mezzogiorno è successo che le province si sono rinchiuse in una sorta di apartheid economico, sociale e politico, Roma invece è andata avanti e quindi questo ha determinato dei divari fortissimi in termini di sviluppo e di crescita tra i territori. Ora naturalmente noi di un'industria, quando abbiamo dato innanzitutto vita al nostro progetto, la nostra è un'associazione, è la prima associazione territoriale su base regionale costituita da Confindustria, volevamo proprio incominciare a tracciare una strada verso questa direzione, cioè verso una maggiore integrazione tra Roma e il resto delle province del Lazio, quindi cambiare un attimo la prospettiva. Ora naturalmente noi abbiamo sul discorso del riassetto istituzionale del Lazio c'è innanzitutto Roma Capitale, c'è la città metropolitana, c'è un altro aspetto importante che è l'abolizione delle province. Quindi a mio avviso queste sono tutte parti che debbono essere gestite con un'unica soluzione di continuità. Non si può affrontare un problema, cioè il problema della città metropolitana o il problema di Roma Capitale, e dimenticarsi poi del problema delle province del Lazio, proprio per le ragioni che dicevo prima. Abbiamo la necessità fortissima di un riequilibrio territoriale in termini di crescita tra Roma e il resto delle province, proprio per questo motivo questa può e deve divenire l'occasione per cercare di comporre tutti i conflitti di interesse che ci sono in questo momento all'interno della nostra regione. Per cui un'industria cosa pensa? Cioè, pensa che il Lazio, proprio per la sua specificità, o nel Lazio per la sua specificità, il problema debba essere affrontato in altri termini, nel senso che Roma, non mi sentono, scusate, nel senso che Roma, in pratica, proprio per la sua specificità, non fosse altro, noi abbiamo un evento alla settimana che è l'Angelus, non fosse altro, è l'unica capitale che ha un altro stato all'interno diciamo, del suo comune. Roma Capitale deve essere, diciamo, avere un trattamento particolare, speciale, ma che deve essere ben circoscritto all'interno del comune. Il resto, la città metropolitana di Roma non può che coincidere con la Regione Lazio. Cioè, quindi da questo punto di vista, a mio avviso, cioè non possiamo tenere un ulteriore livello istituzionale, averne tre o quattro nel caso del Lazio, ma dobbiamo cercare di sforzarci e di arrivare ad una sintesi importante, che sarebbe quella di avere Roma come distretto e il resto del Lazio come un'unica grande città metropolitana. È il cosiddetto progetto della città-regione che noi abbiamo lanciato, che ci siamo sforzati di fornire l'esempio costituendo un'industria. Vogliamo andare verso questa direzione e più di una volta ho sollecitato il Presidente Zingaretti a farsi parte diligente su questo argomento, cioè cercando di riunire i sindaci dei comuni capoluogo, i vecchi presidenti delle province quando ancora esistevano, perché io ritengo che questa sia l'unica strada se noi vogliamo veramente affrontare in modo innovativo e non, diciamo, creare un ulteriore livello istituzionale produttivo solamente di poltrone. E com'è andata dopo che l'ha sollecitato? Stiamo lavorando, è ancora un cantiere aperto, ci sono altre priorità, ci sono tante emergenze, il nostro purtroppo sta diventando sempre più un paese di emergenze, non si affronta mai, cioè se non raramente, con prospettive, diciamo, di medio-lungo periodo i problemi.
quindi però ci dobbiamo lavorare, bisogna crederci, bisogna andare verso quella direzione. È chiaro che per noi la città metropolitana non può essere il comune di Roma, non può essere la provincia di Roma, la città metropolitana è la regione Lazio, all'interno della quale c'è Roma Capitale, che è un distretto. E in fondo quello che sta dicendo lei si riallaccia anche a quello che ha detto il presidente del Lanci, sindaco di Torino, Fassino, che diceva insomma poi bisogna andare a capire quali saranno i rapporti, la divisione chiara di competenze fra il livello della regione e il livello poi dell'area metropolitana. E su questi temi volevo sentire anche il presidente della Confindustria di Bari, Angelo Vinci, anche per capire questo sistema di sinergie nel suo territorio specifico, come lo immagina, quali sono poi le istanze da portare avanti perché ci sia davvero una gestione unitaria delle utilities, di molti dei servizi e che quindi possono poi suscitare davvero una capacità per quel territorio di attrarre degli investimenti. Sì, grazie e buongiorno a tutti. Diverse cose sono state già dette per quanto riguarda la parte generale, diciamo, di quali possono essere i vantaggi delle città metropolitane. La collega di Confindustria Torino ha illustrato il manifesto di Confindustria che vuole portare avanti attraverso la costituzione delle città metropolitane, e ci auguriamo tutti che ci sia come obiettivo quello di sviluppare maggiormente il territorio attraverso una concentrazione dei servizi e delle utilities. Io voglio soffermarmi su un esempio di come non funziona o di come potrebbe funzionare meglio certe situazioni attuali, proprio perché abbiamo diverse competenze che si incrociano se non si contrappongono. Mi riferisco alle aree industriali. Parlo di quella di Bari perché la conosco meglio, ma so che il problema esiste un po' da tutte le parti, in tutte le aree industriali. L'area industriale di Bari, che è abbastanza vasta, è con marchi di aziende, brand molto importanti, multinazionali, specialmente nel settore dell'automotive, ma anche tante aziende nostre che sono linnate con tecnologie abbastanza avanzate, e anche giovane, se vogliamo, una cinquantina d'anni. Però che succede? Insiste su 5 comuni. Le aziende pagano le tasse ai comuni o indirettamente comunque arrivano ai comuni, l'area è gestita dall'area di sviluppo industriale, non si sa chi è che deve fare la manutenzione, chi deve fare la pulizia delle strade e tanti servizi che possono essere in comune. Quindi ci sono 5 comuni, il comune di Bari per esempio è stato disponibile a contribuire in qualche modo, però il comune di Modugno ed altri comuni ricorrono alle azioni legali, per cui è semplicemente di sabato scorso la sentenza dove, contando i numeri di passaggi delle persone che vanno presso le aziende oppure di quelli che attraversano l'area industriale per andare da un comune all'altro, dice i 3/5 dei servizi tocca pagarli all'area di sviluppo industriale, i 2/5 ai comuni. È possibile che si debba arrivare a questo contenzioso per definire chi è che deve fare la manutenzione? A me sembra veramente assurdo. C'è un altro attore, la provincia. La provincia fa delle strade nuove basate su progetti di 10-15 anni fa. Non c'è colloquio tra la provincia e l'area di sviluppo industriale, per cui è di questi giorni ancora una strada nuova che taglia una parte dell'area industriale rispetto all'altra. Ora, tutto questo perché? Perché ognuno ragiona a modo suo, non c'è una governance unica. Chi viene come visitatore o come possibile investitore, anche soltanto come cliente a visitarci, apprezza l'interno delle aziende, apprezza i prodotti. Peccato, dice dopo, che non riusciamo a intravedere, a intuire questa bontà anche dall'esterno, perché l'esterno non è in una situazione vivibile. E a proposito di vivibilità, l'attrattività di un sito industriale dipende sì dagli incentivi, dalle politiche di sviluppo, dalle infrastrutture, ma la vivibilità
non è un fattore trascurabile, è un qualcosa di, che io ritengo molto importante, perché io non vado nel deserto a vivere, mi riferisco agli investitori che vengono da fuori, se quel deserto mi porta tanti svantaggi, non ho i servizi. Quindi una concentrazione come quello che ci auguriamo, da una concentrazione, una governance unica che possa vedere e risolvere alcuni problemi, dalla burocrazia al potenziamento delle infrastrutture, dei trasporti all'interno delle aree industriali, certamente va a vantaggio della competitività del territorio. Diversi relatori in precedenza hanno parlato di competizione fra territori. Bene, la competizione si raggiunge se hai quel fattore di scala che ti permette di andare oltre, diversamente resti l'area industriale dove sì, puoi anche mettere su un capannone, puoi anche fare qualcosa, però di interessante c'è poco. Allora l'augurio che noi ci facciamo è, primo, che effettivamente si passi alla costituzione di queste città metropolitane, secondo, che poi ci sia effettivamente questa concentrazione che può dare dei vantaggi a tutti quanti noi. Grazie, grazie Vinci. Insomma, abbiamo sentito anche prima Renzi, quando si è tolto la casacca di sindaco e ha messo quella del politico, dire che lui spera che non si vada più a votare a maggio anche per il rinnovo delle province, quindi superare alcune delle sovrapposizioni. Poi abbiamo sentito raccontare già anche da Fassino come in molte aree metropolitane già si ragioni per alcuni servizi non più come singolo comune ma come area metropolitana, perché poi in sintesi abbiamo sentito adesso alcuni esempi, ne chiedo altri anche ad Alberto Vacchi, presidente dell'Unione Industriale di Bologna. Quanto costa poi la mancata realizzazione delle aree metropolitane? Poi in termini molto concreti, dal vostro punto di vista, l'assenza di questo livello che deve creare una governance virtuosa, delle sinergie virtuose, quanto costa? Grazie dell'invito. Partendo proprio da questo punto, se noi guardiamo come le nostre imprese all'interno di un contesto provinciale, del nostro contesto provinciale, siano soggette a regolamenti, tassazioni e applicazioni normative molto differenti fra loro, una per tutte, ad esempio la tariffa dei rifiuti, che se paragonate al 2012 hanno una variazione da comune a comune all'interno della stessa area dal più 23% al meno 11%, quindi parliamo di cifre allucinanti. Questo ci può rappresentare in maniera molto chiara il costo veramente elevato che le imprese debbono subire oggi rispetto a un contesto che non è oggettivamente voluto. Quindi credo che questa debba essere approfittata come grande occasione da parte del mondo delle imprese, da parte di chi poi vuol modificare sostanzialmente l'istituzione e la politica, per dare a questi contesti metropolitani capacità competitiva che già di fatto hanno, senza voler enunciare di fatto le caratteristiche di alcune specificità, le nostre specificità. Noi abbiamo visto ultimamente come una convergenza di intenti fatta su un territorio come quello di Bologna ha portato a investimenti di multinazionali estere assolutamente disperati, in diretta concorrenza, l'ultimo è Philip Morris su Bologna, in diretta concorrenza con grandi realtà territoriali estere, tedesche piuttosto che francesi. Quindi io credo che questa rappresenti e debba e possa rappresentare realmente una grandissima opportunità, non nella logica di distruggere i campanili. Noi siamo fatti di campanili, credo che l'intera Italia sia fatta di campanili, credo che ci sia la possibilità di costruire idee nuove e costruire quel sistema di rete che diceva prima il Presidente di Torino. Cioè credo che le tante specificità distribuite sul territorio contribuiscono a formare una rete che costituisce l'asse portante della capacità competitiva italiana, e ritengo che attraverso questa si possa veramente fare un balzo in avanti significativo che possa oggettivamente aiutare il Paese. Grazie. E io per il prossimo intervento vorrei riallacciarmi anche a una delle tante, fra le tante cose molto interessanti che ci ha raccontato il professor Barber, e cioè in particolare diceva: negli Stati Uniti, quando si fanno i sondaggi sull'indice di fiducia che hanno i cittadini e le istituzioni, viene fuori che non si fidano del congresso che hanno eletto, ma si fidano invece del loro sindaco, perché lo concepiscono come un problem solver, cioè qualcuno che poi davvero interviene, che davvero ha la capacità, la potenza
potestà di poter intervenire e che addirittura sindaci come quello di New York o di Los Angeles riescono a realizzare pezzi anche dell'agenda dell'amministrazione presidenziale, laddove invece Obama viene paralizzato perché non ci sono i veti ideologici. Ecco, forse quello che ci troveremo noi ad affrontare nella realizzazione delle città metropolitane è questo processo, anche da parte nostra, che in parte c'è già stato grazie anche alla legge elettorale che prevede l'elezione diretta dei sindaci, quindi una forte personalizzazione. Però quel superamento dei campanili, e ovviamente mi rivolgo al presidente di Confindustria a Firenze, Simone Bettini, insomma, diventa un'opportunità, ma porterà con sé anche delle difficoltà. Ma sicuramente il superamento dei campanili, noi qui a Firenze in Toscana ci stiamo provando da centinaia d'anni, non è una cosa semplice, come ricordava appunto oggi anche il nostro sindaco, la storia di Guelfi e Ghibellini, poi Guelfi di parte bianca e di parte nera, però questo non deve essere visto come un limite, ma deve essere visto come un'opportunità, come un elemento che ci mantiene a un tavolo a discutere per il bene del nostro paese. Noi abbiamo a Firenze e siamo in uno dei luoghi storici della nostra città l'esempio di come da una discussione abbiamo continuato ad andare avanti e a cercare di far sì che quei vantaggi competitivi che il nostro territorio e la nostra città hanno sempre avuto continuino ad essere vivi. Questo salone, quando fu fatto, Firenze non era solo ed esclusivamente una città di artisti, ma era una officina del bello con all'interno degli artisti, quelle oggi definiremo una smart city del Cinquecento. Oggi Firenze è la terza destinazione italiana a livello turistico, dopo Milano e dopo Venezia e dopo Roma, ma è anche una officina diffusa del manifatturiero. Noi oggi abbiamo a Firenze realtà importanti nel campo della meccanica, nel campo dell'aerospazio, nel campo della ceramica, nel campo del lusso, e sono sicuro che avendo semplicemente passato dei termini che rappresentano dei settori, a ognuno di voi ho collegato alcuni brand di livello internazionale che operano nel nostro territorio, ma tutti con prodotti fatti belli e fatti in maniera con alto valore aggiunto. Lo dimostrano i numeri della nostra esportazione, dell'incidenza di quanto Firenze incide sull'esportazione del nostro paese. Il 20% per il settore della pelletteria, il 10% per il settore delle calzature, l'8,3% nel settore dei macchinari, il 6,5% nel settore dell'abbigliamento. E tralascio volutamente alcuni settori come il settore farmaceutico, l'industria turistica, quella culturale e l'industria alimentare, che sono come la qualità della vita in Toscana, il food toscano, sono altri elementi strategici importanti per il nostro territorio. Per cui in quest'area sono presenti nella maniera più assoluta quelle competenze di qualità manifatturiera, università e centri di ricerca, perché se andiamo da Pisa a Firenze abbiamo alcuni atenei che sono all'avanguardia su tutto, e un patrimonio culturale che è ambientale, che ci è invidiato dal mondo. Vi faccio un esempio sempre in questo salone. Stamani il sindaco ci spiegava un po' su questi affreschi. Fatemela dire alla fiorentina, per un buco che il nostro sindaco ha fatto in uno di questi affreschi alla ricerca della battaglia d'Anghiari, e noi tutti scherzosamente gli si diceva: Matteo, non c'è nulla dietro, non c'è nulla, indipendentemente dalle battute, da quello che è stato trovato. Grazie a questo foro nel muro noi abbiamo tenuto i riflettori accesi sulla nostra città da tutto il mondo per mesi, per cui questo è segno evidente quanto il nostro territorio può essere sempre più un hub del manifatturiero, però un manifatturiero di alta qualità. Certo, per far questo occorrono poi alcuni elementi che oggi sono imprescindibili. Qui mi riallaccio alle infrastrutture. Confindustria Firenze da anni fa questa battaglia sull'aeroporto. Firenze è l'unica città metropolitana che non ha un aeroporto adeguato. Questo vuol dire che il progetto dell'aeroporto fatto nel 1950, il primo progetto di adeguamento, ancora oggi non siamo a niente. È chiaro che oggi diventa un elemento on-off
per lo sviluppo del nostro territorio. Per cui mi auguro che veramente si arrivi ad una conclusione e probabilmente l'elemento della città metropolitana avrebbe potuto in questo passaggio sicuramente snellire tutti quegli ostacoli che nel tempo hanno fatto sì che si sia ancora a parlarne e ancora però non si utilizza la pista. A quelli che sono appunto anche le infrastrutture immateriali come gli assetti di governo del territorio a cui accennavo poco prima. Per cui a noi la città metropolitana serve, serve nella maniera più assoluta perché noi vogliamo un attimino rompere quella prigione fatta di vetro della burocrazia per snellire quella filiera decisionale che imbriglia il nostro sviluppo. Qui in Toscana abbiamo avuto le prime fusioni dei comuni, nella nostra provincia 4 comuni sono diventati 2, noi continuiamo a incitare questa via, ma sappiamo che non è sufficiente. Non è sufficiente. Apprezziamo il lavoro, anche il coraggio di questi sindaci che hanno dovuto subire anche le lotte interne ai comuni, perché sempre per quello discorso della nostra toscanità c'è chi è d'accordo, c'è chi si inventava storie per dire che non andava fatta, però ce l'hanno fatta. Però non è sufficiente, dobbiamo ancora andare avanti e spero che appunto questo strumento della città metropolitana, come appunto diceva il nostro sindaco, ci prendiamo quest'anno di tempo per decidere o lo facciamo o purtroppo, come abbiamo fatto sbagliando tante volte nel nostro paese, i bei sogni li chiudiamo definitivamente in un cassetto. Grazie a tutti. Grazie, ma visto che siamo qui per non chiuderlo in un cassetto, questo sogno, questa idea della città metropolitana, a questo punto insomma cerco anche di pungolarvi un po'. Giuseppe Zampini, Confindustria Genova, ma allora davvero temete che ci possa essere un moltiplicarsi invece della burocrazia? Perché l'obiettivo è esattamente l'opposto, però poi se andiamo a vedere la città metropolitana che ha dignità costituzionale, se ne discute da 30 anni, ancora è un qualcosa che ha prodotto, lo ricordava anche il padrone di casa Renzi, ha prodotto tantissima carta ma ancora nessun risultato concreto. E allora noi oggi siamo qui per dire che cosa chiaramente su questo tema? Buongiorno a voi. Io penso che quello che è stato detto è già stato detto molto per quello che dovrebbe essere però fatto. Però da parte vostra come rappresentanti delle aree ovviamente industriali metropolitane. Certo, certo, è stato detto molto. Il manifesto chiaramente dice quello che le aree industriali del territorio sostengono, dell'opportunità di averlo. Io non ho l'esperienza del professor Bassanini di 30 anni di legislazione, mi sono avvicinato a città metropolitana nell'ultimo anno di presidenza e devo notare che qualche preoccupazione la legge del Rio, il disegno di legge del Rio lo induce, è stato già citato la proliferazione delle città. Stamane gli interventi precedenti hanno evidenziato efficacia negli obiettivi, semplicità nell'azione, quello che facciamo nell'azienda deve essere duplicato anche per ridurre il livello burocratico. Se pensiamo ad aumentare il numero delle città metropolitane, pensiamo di lasciare lo spazio a un gruppo di comuni della provincia di poterne uscire, ho così il timore che per quanto il disegno di legge sia assolutamente benefico per introdurre questo sistema, si possano cominciare a lasciare spazi di altri ragionamenti molto più burocratizzati e meno di semplificazione. Peraltro Genova vive una sua situazione particolare che è stata citata anche dal sindaco, cioè è stata citata nel senso il sindaco Fassino ha rappresentato il problema di collegamento alla regione. Confindustria Genova, il territorio, la città metropolitana di Genova rappresenta il 70% dell'economia ligure, quindi è oggettivamente rappresentabile che la città di Genova si confonde con la regione, quindi quello che il sindaco Fassino aveva evidenziato diventa effettivamente interessante nell'attuazione del titolo quinto della Costituzione. Allora l'altra domanda che io mi faccio, andiamo a rivedere il titolo quinto, prima o dopo l'istituzione della città metropolitana? Il disegno di legge è precedente o conseguente? Quello che noi ci auspichiamo come industriali è che la semplificazione sia nel disegno di legge. È vero, l'ottimo è nemico del bene. Però non facciamo qualcosa tanto per fare qualcosa. Grazie. Visto che si è atteso anche tutto questo tempo, allora forse tanto vale che si vada davvero di pari passo, poi anche con una revisione del titolo quinto. Non dico di aspettare, dico però in 3 settimane si possono rimuovere alcuni principi negativi
che possono introdurre elementi preoccupanti per la semplificazione di cui la Mattioli ha rappresentato bene nel processo. Il problema è solo il modo, non dobbiamo lasciare spazio a ragionamenti diversi da quelli che sono gli obiettivi che per 25 anni abbiamo atteso. Quindi da questo punto di vista il mio invito. Noi stiamo lavorando col sindaco di Genova, a fianco del sindaco di Genova per, come Confindustria, per cercare di individuare la semplificazione di questi problemi. Auguro che tutti i colleghi, e sono convinto che tutti i colleghi delle Confindustrie facciano lo stesso, ai sindaci anche l'onere e il dovere di cercare di semplificare, come Renzi ha detto stamane. L'obiettivo è la semplificazione. Abbiamo fatto questa legge, questo disegno di legge nell'ambito della legge di stabilità. Va bene, però non sempre stare sotto i costi fa un buon provvedimento. Il buon provvedimento è quello che li riduce, l'obiettivo non deve essere stare sotto i costi. Quindi, ci sono, può essere lo scopo principale, insomma. Dei fatti bene, esatto, ci sono dei fatti sicuramente benefici, discutere la città, introdurla ora, però non si nasconda che se lasciamo questi principi rischiamo di vanificare gli sforzi e le discussioni avute. Gli sforzi fin qui che fanno tutti nell'indirizzo, l'abbiamo sentito, della semplificazione, anche perché un'altra delle cose che è stata detta con forza questa mattina è che già si ragiona in un'ottica di area metropolitana senza però avere ancora la cornice istituzionale che permetta davvero poi di dar luogo a tutti i vantaggi che porterebbe con sé il ragionamento dell'area metropolitana. E su questo volevo sentire anche Paolo Graziano, presidente di Un'Industria Napoli. Sì, grazie. Io mi unisco a quanto più o meno è stato detto da tutti questa mattina, prendendo due esempi. Uno, quello che diceva prima il professore, dell'importanza come prima interfaccia del sindaco. Io lo dico senza essere irriverente, se chiude per un giorno il Ministero dello Sviluppo Economico da imprenditore forse non ce ne accorgiamo, soprattutto ultimamente. Se chiude il comune, non di Napoli anche in questo caso, ma un comune, è chiaro che sia come cittadini che come imprenditori il problema si avverte. Io credo che la riforma, io sono fra quelli che sono fortemente convinto di quello che diceva anche il professor Bassanini, piuttosto che niente è meglio piuttosto, cioè nel senso che si deve partire con una riforma sicuramente migliorabile negli anni, ma è impensabile che la situazione attuale, io prendo sempre l'esempio della mia regione, noi abbiamo un'isola felice che si chiama Ischia, che ha 6 comuni per 60.000 abitanti. E questi 6 comuni non è che fra di loro, con la cultura americana che diceva prima il professore, competono, ma si ostacolano. Allora io faccio sempre l'esempio di un settore che conosco perché mi appartiene. La Boeing 3 anni fa ha fatto una gara fra città a chi era più competitiva e dalla sede storica di Seattle ha spostato la sede a Chicago per la modica cifra di un risparmio di 3 miliardi di dollari l'anno. Era un risparmio sui servizi, sulla competizione sana. Allora io dico, se oggi noi non riusciamo, ed è difficile legiferarlo, ma è un problema culturale. E in questo io credo che la crisi aiuti a non fare la guerra dei campanili, come tipico, il sindaco di Firenze parlava di Guelfi e Ghibellini. Gli posso assicurare che esiste la stessa cosa fra Napoli, Caserta, Benevento, Avellino, fra Casamicciola e Ischiaporto, fra il comune di Laccameno e quell'altro. Cioè, è tutto il mondo è paese, perché noi siamo un popolo, purtroppo, abbastanza diviso in questo. Quindi il problema culturale, cioè se non si mette oggi al centro della discussione il fatto che le città non solo si abitano ma si vivono, e quindi oggi non è un problema solo di abitare ma va vissuta la città, e se non si mette al centro anche del problema che queste città devono essere competitive per loro e soprattutto per le aziende. Perché io lo dico sempre, non è sufficiente che un'azienda sia competitiva se il territorio non è competitivo. Quindi abbiamo tantissimi esempi che se il territorio non è competitivo, cioè se io devo trasportare la mia merce, o se io non ho la banda larga, o se io non ho tanti servizi, devo fare file chilometriche anche per avere un certificato perché non sono collegato, faccio sempre l'esempio della mia città,
via web, eccetera, eccetera. È chiaro che io rispetto al mio concorrente italiano o a maggior ragione europeo o come oggi è globale la competizione, sarò sempre un passo indietro. Allora, per concludere, sarò velocissimo, siccome Napoli ha i numeri per essere fra le più grandi città metropolitane di Europa, perché ha un bacino ed è concentrato intorno a Napoli, un bacino enorme di comuni, di popolazione, quindi ci sono tutti i parametri, però è una città che ad oggi per i servizi che offre espelle cittadini. Oggi Napoli fa 900.000 abitanti, però offre servizi a 1,5 milioni di persone che entrano in città, quindi paga il costo ma non riceve benefici. Quindi il costo significa il traffico, i servizi che offre tutti. Gli ospedali di Napoli offrono il servizio non ai napoletani ma a quasi tutto il centro-sud. Allora, e concludo. Cioè, si tratta di normare una situazione che nei fatti già c'è in molti luoghi, di questo stiamo parlando. Esattamente, quindi di togliere le barriere e di mettere al centro il servizio come cultura principale, che purtroppo dovunque si va non è fondamentale per noi, sia al servizio del cittadino ma soprattutto anche delle imprese. Quindi il fatto che Confindustria si sia fatta parte diligente in giro per il paese per promuovere questo tipo di cultura, credo che sia un fatto molto positivo. E vedremo quali saranno le risposte poi anche in concreto della politica, ma io voglio parlare adesso con Andrea Cuzzocrea della Confindustria di Reggio Calabria. Insomma, un territorio complicato, sicuramente una disciplina specifica probabilmente quella che si sta delineando, l'abbiamo visto nel disegno di legge per Reggio Calabria, e diventa comunque un aspetto che a Reggio Calabria può aiutare in che modo? Perché è inutile che ci si nasconda, ci sono delle specificità, delle criticità, aggiungiamo, in quel territorio che forse danno anche una fisionomia, un profilo diverso allo sviluppo dell'area metropolitana. Sì, è proprio così, perché Reggio Calabria purtroppo sconta una sua specificità negativa, nel senso che lo slogan che è stato utilizzato oggi per questo convegno, senza fermate, ha un'eccezione che riguarda proprio Reggio Calabria, perché la nostra città, il comune capoluogo è sciolto in questo momento per mafia, quindi non ci sono gli organi elettivi, è retta da una terna commissariale nell'amministrazione comunale, e pertanto la legge che è stata approvata in via definitiva alla Camera e che adesso è all'esame del Senato contiene un comma specifico in base al quale l'entrata in vigore della città metropolitana di Reggio Calabria è procrastinata nel tempo, molto nel tempo, tanto che noi come sistema di Confindustria ci siamo ribellati a questa previsione, siamo stati parte promotrice, parte dirigente di un'iniziativa di audizione al Senato della Repubblica, dove la legge in questo momento è in discussione, proprio per chiedere che non ci sia questo tipo di penalizzazione che noi riteniamo essere molto negativa e potrebbe comportare la fine definitiva della comunità di Reggio. Tra l'altro, la motivazione per cui è stato inserito questo comma specifico nella legge che istituisce le città metropolitane e che comporta questo rinvio è legata all'assenza, come dicevo, dell'amministrazione comunale, però di fatto l'amministrazione verrà ripristinata entro quest'anno, perché a maggio i commissari scadono, se ci sarà una proroga al massimo verrà ripristinata entro novembre. Quindi il nostro auspicio, la nostra richiesta al governo, agli organi parlamentari, è che questa norma venga modificata. Noi, ripeto, abbiamo proposto degli emendamenti che comunque sono stati presentati anche da alcuni senatori e saranno discussi da qui a breve, affinché ci sia la possibilità di questa attivazione anche per quanto riguarda Reggio Calabria, per i motivi che sono stati detti brillantemente da tutti coloro che mi hanno preceduto, attesa la valenza molto positiva della costituzione delle città metropolitane. Tra l'altro, un'attenzione del governo noi la richiamiamo a gran forza anche per quanto riguarda la questione economica, che ci riguarda molto da vicino, perché il nostro comune purtroppo, come tante comunità, lo devo dire questo per onestà intellettuale, del sud Italia, sconta un'amministrazione nel passato molto negativa, con una gestione molto allegra delle risorse comunali, per cui è stata costretta la terna commissariale a mettere in campo un piano di rientro economico che non è stato valutato positivamente dalla Corte dei Conti, per cui è stato rigettato. Quindi ci avviamo
tra l'altro verso un possibile dissesto economico, non per i motivi di Detroit, come diceva il professore americano. I nostri motivi purtroppo sono ben diversi e molto più legati al, come dicevo, alla gestione molto negativa. Quindi anche da questo punto di vista noi ci stiamo fortemente impegnando affinché si scongiuri quest'altra situazione molto, molto negativa. D'altro canto noi abbiamo dei sistemi economici molto importanti per quanto riguarda la nostra provincia, che fa piacere evidenziare in questa sede, che potrebbero costituire e costituiscono certamente, una volta che la città metropolitana verrà avviata, dei volani importantissimi di sviluppo. Ne cito uno per tutti, che è il porto di Gioia Tauro, tra l'altro assurto gli onori delle cronache in questi giorni per la vicenda del trasporto delle armi chimiche che provengono dalla Siria. Ma il sistema economico di Gioia Tauro, dovete sapere, c'è un retroporto che è più grande del Mediterraneo, c'ha un'area di 700 ettari completamente infrastrutturata dove si potrebbe fare logistica ad altissimi livelli. In questo momento non è per niente utilizzata, perché l'unica attività economica importante che lì si svolge è un'attività di transshipment, cioè un'attività di trasbordo che fa una nostra associata importante dalle navi grandi alle navi piccole, però è sulla logistica che bisogna puntare. Per fare questo noi come sistema di Confindustria abbiamo proposto la creazione di una zona economica speciale, è stata di nostra iniziativa, sarebbe la prima in Italia, che potrebbe creare un'area tax free completamente, quindi potrebbe costituire un evento assolutamente foriero di iniziative, di investimenti, di imprese sia italiane sia straniere. Quindi ecco, anche da questo punto... La interrompo per fare una domanda, proprio perché sì, ha citato un episodio di attualità che è noto a tutti, la vicenda del porto di Gioia Tauro e il trasporto, meglio, non toccavano neanche la banchina, i container con all'interno le armi chimiche, che tra l'altro sappiamo nemmeno le hanno ancora caricate in Siria, quindi probabilmente ci sarà ancora da aspettare. Ma lei che idea si è fatto? Cioè, voglio dire, ci fosse stata la città metropolitana, quindi un maggiore coordinamento, ci saremmo trovati ad affrontare le proteste dei singoli, poi i comuni, perché non erano stati coinvolti, perché non c'era stato un rapporto diretto, detto che l'hanno saputo dai giornali? In fondo in questo non eravamo coinvolti in una grande operazione pacificatrice internazionale, nazionale, dove si andava, sì, ad avere un ruolo, da tra l'altro dando anche un ruolo assolutamente positivo al porto di Gioia Tauro. Ma diciamo che intanto c'è stato un grande problema di comunicazione, perché la comunità cittadina non è stata adeguatamente informata e molti dei problemi sono sorti per questo motivo. Anche noi come Confindustria abbiamo biasimato questo modo di comportarsi delle istituzioni anche nazionali, anche perché sembrerebbe, da informazioni assunte nel tempo, che questa manovra non sia poi così pericolosa come si penserebbe, se non altro perché questi contenitori sono molto ben custoditi. Ovviamente, tra l'altro, queste sostanze non sono i famosi gas quelli tossici, quindi le famose armi chimiche, perché si dovrebbero poi assemblare insieme per costituire queste armi chimiche. Tra l'altro sembrerebbe, questo non abbiamo motivo su questo di dubitarne, che le operazioni avvengano con la massima sicurezza, tanto che sono state considerate di categoria cosiddetta 6.1 queste sostanze, e di questa categoria sostanze al porto di Gioia Tauro, proprio per la sua eccellenza e per la sua capacità. Però senza entrare nel merito delle sostanze, in realtà quello che volevo dire è che con un coordinamento da città metropolitana, istituzionale, la città metropolitana avrebbe consentito di avere un dialogo istituzionale molto ben diverso e quindi di superare questo tipo di difficoltà. Io concludo il mio intervento con un appello che riguarda un'altra potenzialità molto importante che noi abbiamo, anche in un'ottica di area vasta dello stretto, perché noi abbiamo sull'altra sponda dello stretto Messina, con cui stiamo dialogando anche come sistema di Confindustria, che ovviamente è il sistema turistico su cui noi puntiamo molto e punteremo molto nel futuro. Anche qui abbiamo un elemento determinante, che sono i Brozzi di Riace, anche loro assurti ultimamente agli onori delle cronache. Quindi, non, a parte le specificità negative a cui facevo riferimento prima, ovviamente non mancano tutti gli aspetti positivi su cui puntare in un'ottica metropolitana. Grazie. Adesso Licia Mattioli, che prima ci ha raccontato il manifesto delle città metropolitane italiane. Lei rappresenta un'area molto molto particolare del nostro paese, non soltanto per la collocazione geografica e quindi per i rapporti intensi che intrattiene sia con l'area milanese, con l'area genovese, ma anche più in generale con i rapporti con, per esempio, la Francia. La creazione delle infrastrutture, viene spontaneo ovviamente qui andare immediatamente alla realizzazione per esempio della TAV, e poi l'ovvio
propria vocazione manufatturiera dell'area del torinese. Ecco, prima di lasciare la parola su questi aspetti più generali, l'ho vista sorridere prima quando Graziano ha detto se chiude per un giorno o anche di più il Ministero dello Sviluppo Economico probabilmente non se ne accorge nessuno, se chiude il Comune ce ne accorgiamo di più, quindi d'accordo? Diciamo che in questo momento stiamo vivendo un momento molto difficile dell'industria italiana, per cui questo riassume un po' tutta la sensazione e le dico, il Ministero in questo sta facendo anche lui la sua parte, cioè la sua non parte, ecco, questo è un po' il problema. Detto questo, però non mi faccia essere cattiva, mi faccia tornare al tema della cosa, sennò poi mi sgridano. Ma tutto si tiene alla fine. Tutto si tiene, è vero. No, devo dire che mi sono trovata molto d'accordo, ovviamente, essendo a questo tavolo di imprenditori, con tante cose dette dai colleghi, soprattutto due o tre concetti che per una città manifatturiera come Torino, che direi che è una delle città a più forte vocazione manifatturiera, non solo a livello italiano ma anche a livello europeo, soprattutto se teniamo in considerazione tutto il sistema, nel senso la catena del valore, dalla ideazione in termini di design alla progettazione, alla lavorazione del bene e all'assistenza successiva alla produzione del bene stesso. Ebbene, in un'area così manifatturiera, la competizione che oggi tra aree è fortissima fa sì che abbiamo fortemente bisogno di un'area metropolitana che funzioni. Questo perché? Perché come sappiamo noi siamo in competizione non solo con le aree low cost, e questo ormai è scontato e banale, anche se come paesi emergenti mi domando ancora come debbano emergere perché sono già emersi da un pezzo, ma questa è un'altra storia. Ma in realtà siamo in competizione sempre di più con le aree high cost, come la Svizzera, come l'Austria, come la Germania, e abbiamo difficoltà a stare in competizione con questi paesi. Noi che siamo poi sul confine, non passa giorno in cui non veniamo richiesti di spostare le aziende dall'altra parte del confine. Ora ecco, con chi ci confrontiamo? Con questi paesi dove in realtà la risposta ad una qualsiasi domanda di carattere ovviamente lavorativo viene data in tempi certi, è una risposta che ti dà delle soluzioni certe, veloci. Quindi capiteci, al di là di tutta un'altra serie di discorsi, abbiamo anche questo tipo di svantaggi a competere nel nostro paese, e queste città metropolitane sicuramente sarebbero la soluzione per dare delle risposte veloci, certe e di tipo molto più, se vogliamo, mirato a far sì che l'azienda si insedi e non delocalizzi in altri posti. A questo proposito mi viene da sorridere perché l'altro giorno c'era un articolo sul giornale che voglio citarvi perché è indicativo del nostro bel paese, perché considero ancora un paese comunque molto bello il nostro, no? Un signore dice, signor Mario decide che il suo furgoncino è vecchio e vuole cambiarlo. Allora comincia a vedere il numero di autorizzazioni che gli servono per dismettere il vecchio furgoncino e acquistarne uno nuovo. Il giornale, non ve le cito perché non me le ricordo neanche, c'era una pagina di giornale che le citava tutte. Conclusione, il signor Mario decide che chiude l'attività in Italia, va in Svizzera e compra due furgoncini, perché in Svizzera ci vogliono due documenti per comprare furgoncini. Ecco, io mi auspico che la città metropolitana porti questa differenza di visione, questa semplificazione del sistema, perché noi non ne possiamo più, ne abbiamo bisogno come imprese, così non si può andare avanti. E questa è la prima risposta che posso darle al tema della manifattura. Per quanto riguarda le infrastrutture, altro problema enorme, perché noi che siamo un'area di snodo, perché siamo sul corridoio dell'Europa meridionale nel collegamento tra il Portogallo e l'Ungheria, passando per Spagna, Francia, Italia e Slovenia, e dall'altra parte abbiamo il collegamento con la Francia che ci comporta poi tutto l'accesso ai porti, no? Con Lione, Le Havre, i porti di Amsterdam, eccetera. Ebbene, abbiamo fatto degli studi da cui si evince che il costo di trasporto per i nostri imprenditori italiani vale il 73% sui costi di logistica, laddove in Europa questo costo è il 60% dei costi di logistica. Ma non solo, ma il peso della logistica pesa sui costi industriali per gli italiani il 22%, per gli europei dal 15 al 16%. Voi capite che dovunque ci giriamo troviamo qualcosa che può essere migliorato, diciamo così, e quindi anche qui nell'ottica di una città metropolitana che possa decidere in fretta sulle infrastrutture, che possa prendere decisioni uniche, non ritrattabili, non ridiscutibili. Noi abbiamo avuto, lei parlava della TAV a Torino, questa esperienza terribile, perché la TAV è necessaria, io la paragono sempre all'autostrada degli anni 50, voi vi ricorderete che negli altri 50 le autostrade si diceva ma sono fatte per la Fiat, sono fatte per far girare le macchine, non si potrebbe concepire un'Italia senza autostrade oggi. Ebbene, la TAV è un po' l'autostrada di ieri, perché oggi la TAV rende un servizio all'impresa in termini di logistica. Ebbene, pensate, uno studio dell'ANCE dice che i costi del non realizzato per la TAV nei 2 anni di fermata sono vasti 15 miliardi di spesa buttata.
Allora io mi domando, perché non possiamo anche noi, con il sistema delle aree metropolitane, avere un paese che realizza quello che decide di realizzare senza fermate, senza se, senza ma? Bene, questo penso che potrà essere risolto con una maggiore efficienza con l'area metropolitana. Grazie. Sulla TAV, quando risale il primo tracciato, il primo progetto più o meno? Credo 20 anni fa. Perché infatti non vorrei sbagliarmi, io ho iniziato a lavorare più o meno 20 anni fa, sono torinese e credo che una delle prime cose di cui mi sono occupata io 20 anni fa è stato il progetto della TAV, ne stiamo discutendo ancora oggi. Le premesse insomma sono abbastanza preoccupanti, vi vorrei sentire però anche su questo il delegato del presidente Zoppas dell'Unione Industriale Veneziana, Zanardo, che è qui con noi, purtroppo il presidente non ha potuto esserci per, anche qui siamo in un territorio ovviamente che ha delle peculiarità fortissime, il rischio di Venezia di essere sempre trasformarsi, essere considerata sempre più una città vetrina, bella senz'altro da visitare ma meno vitale, prima abbiamo sentito quelle che sono le città ovviamente più importanti dal punto di vista della capacità di attrarre turismo, Venezia, Roma, Firenze, all'inizio aveva detto anche Milano, ovviamente era un errore, ero rimasta stupita, Milano città meravigliosa ma che si collocasse addirittura ai primissimi posti. Allora Zanardo, su questo cosa possiamo aggiungere in merito a quello che può essere l'organizzazione della città metropolitana? Beh, noi a Venezia abbiamo cominciato nel 2010 con un manifesto e l'abbiamo accompagnato poi anche da un'agenda tipo Agenda 21 sulle cose da fare, allargandola a tutte le componenti economiche e sociali della città. E abbiamo anche strutturato uno statuto. In tutto questo la marcatura che vogliamo dare come Confindustria è quella però che nel loro nuovo organismo che auspichiamo di rinnovamento del Paese e partendo dal basso appunto dai comuni e dalle città metropolitane, la parte economica abbia un ruolo non solo propositivo ma partecipativo. Lo diceva prima Fassino nel discorso dei 350 impossibili da gestire o 35 sindaci che andranno a comporre la città metropolitana. Noi crediamo che a quel tavolo, quindi nel Consiglio, ci sia una presenza anche delle rappresentanze economiche. Dopodiché, questo per dire che decise la politica del territorio, deve essere il territorio anche in autonomia a portare avanti alcune iniziative. Noi come Venezia viviamo un paradosso, e dico la parte negativa, ogni progetto che possa riguardare un ripensamento di Marghera anche nel rispetto culturale, storico, ambientale, poi alla fine deve essere deciso in un'altra sede che non è Venezia. Quindi è impossibile che un territorio possa portare avanti delle priorità se poi per esempio il passaggio delle grandi navi viene o sollecitato o deciso in un'altra sede e non a Venezia, o comunque diciamo non coinvolgendo la città nella sua pienezza. Poi per quello che mi diceva lei, per la parte culturale, questa è una stanza che mi ricorda alcune stanze che grazie a Dio i nostri precedenti ci hanno lasciato a Venezia, no? la scuola grande di San Giovanni, quella di San Rocco, piuttosto che la stessa stanza del Maggior Consiglio. E cosa possiamo fare noi per andare oltre? Possiamo utilizzare questa ricchezza patrimoniale per un turismo più di natura industriale, più attraverso un progetto industriale che vada oltre, diciamo, il Ponte della Libertà e coinvolga la terraferma. La terraferma di per sé è un ambiente veneziano. I due fiumi che la attraversano sono quelle che sono ricchissime di ville venete, dei nobili veneziani di allora, e quindi per noi l'asset di una città metropolitana, per ritornare al discorso anche delle dimensioni, è quella che vede in un abbraccio culturale e anche sociale le città di Venezia, di Treviso e Padova unite tra di loro. Questo non perché devono essere cose forzate, perché devono proprio risiedere nel DNA della cittadinanza. Non è che, ad esempio, un'altra cosa che dobbiamo stare attenti in questo DL, per quanto diciamo, ce lo diciamo tra di noi, meglio questo che niente, è che l'aggregazione di nuovi comuni non possa poi portare alla duplicazione delle città metropolitane, cioè ammiliamo le province e poi facciamo 30 città metropolitane. La città metropolitana deve essere qualcosa che nasce dal fondo, dalla base, nel senso che deve avere una unione storico-culturale, no, non è che si possa mettere e forzare le mani solo per essere un'altra città metropolitana. Poi la peculiarità delle 10 città metropolitane di adesso, quindi sicuramente Venezia, la parte turistica, può essere un segnale sul polo logistico. Il suo aeroporto, anzi il sistema aeroportuale che sta portando avanti, è un dato di fatto.
la riforma dei porti, delle autorità portuali in Italia, dovrebbe vedere in Venezia una port authority del nord Adriatico, quindi anche qui rompere certi campanili e fare più scelte strategiche per dirottare i traffici qui e per avere un'economia e una logistica che siano più coerenti per l'aiuto alle imprese che devono esportare. Io credo che la snellezza e soprattutto una governance centrale possa dare una mano a rimettere in moto il paese. Grazie. Grazie, adesso la parola al presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, per tirare anche le fila, oltre che per discutere della specificità ovviamente del motore economico del nostro paese, della Lombardia, dell'area metropolitana milanese, ma toccando anche quelli che sono stati un po' i temi che hanno puntellato la discussione di oggi, partendo dall'idea che l'80% del PIL viene prodotto non solo in Italia ma nel mondo dalle città, del prodotto interno lordo della ricchezza di una nazione, e poi da un'altra parte l'esigenza, che poi è il grido di aiuto che arriva spesso da parte degli imprenditori e che tanta fiducia viene riposta nello strumento dell'area metropolitana, quello di non dateci aiuti o altro, ma abbattete la burocrazia, non create nuovi livelli di complicazione, ma andate nella direzione della semplificazione. Potrei concludere qui, ho sentito quello che avrei voluto dire. Devo dire che se le aree metropolitane, se rimanere al freddo e essere un po' congelate per lungo la nostra vita, dobbiamo ringraziare le aree metropolitane per aver prolungato di un po' la nostra vita. Devo dire che io ho una certa preoccupazione sentendo anche il dibattito di oggi, perché cos'è l'impressione che noi abbiamo come imprese? Noi ci sentiamo e le imprese si sentono chiuse in una specie di triangolo delle Bermude, fatto da debito, moneta che non può essere cambiata e demografia. Dentro questo triangolo che si stringe su di noi pascola burocrazia, fisco e altre cose. Quindi o noi interpretiamo quello che stiamo facendo per capire come ci sciogliamo e come usciamo da questo triangolo, che è un triangolo drammatico che si stringe. Ogni tanto io paragono la nostra situazione come quella di un surfista che ha l'onda dietro, che è arrivata a 133 metri, che è il nostro debito sul PIL a 130, e la nostra velocità, che di decennio in decennio andavamo a 10% all'anno di crescita, poi in un decennio al 5, nell'ultimo decennio all'1. L'onda ci sta per travolgere. O noi facciamo cose, ma la nostra velocità rispetto all'onda sta diminuendo di meno. Attenzione che siamo in una fase di urgenza assoluta e quindi le cose che facciamo devono essere fatte con estrema urgenza. Allora, cos'è l'idea di fondo per cui nasce un dibattito sulle città metropolitane? Da dove può ripartire la rinascita italiana? Come diceva Barber, può ripartire solo dal basso. Dalla nostra voglia di ripartire dal basso e dalle imprese, ovviamente, perché sono le imprese solo che danno lavoro e che possono crescere. Allora tutto deve essere in funzione di una comprensione rispetto a cosa il mondo delle imprese vive e così via. Ecco, le città metropolitane nascono, vi ricordo, da un tema che era la spending review e la sburocratizzazione. Non dimentichiamoci questo. Primo, migliorare su queste cose e poi costruire delle fantasie, delle innovazioni sul futuro. Io ho l'impressione che noi non risolviamo i temi e li rimandiamo in cose sempre più sofisticate. E la Germania nel 2009 ha proceduto una revisione dei rapporti fra Länder e Stato nazionale. Più education, più salute ai Länder, education, le università sono dei Länder in Germania, più reti, più energia al centro. Noi non possiamo in un dibattito come questo non dire, noi dobbiamo ricapire il ruolo dei Länder. Io sono convinto, la Lombardia, qui è stato detto da diversi, da Genova, da Roma, l'area, la regione urbana lombarda è la regione competitiva, è la regione. Quando voi vedete le fotografie della densità industriale che c'è nel nord, nell'area della pianura padana, non si riesce a tagliare col coltello una differenziazione. Fra l'altro le nostre indagini sulla mobilità mostrano che ci sono delle mobilità trasversali che, se interpretiamo come abbiamo interpretato in modo stellare intorno a Milano, creiamo una congestione a Milano perché non vediamo tutti i flussi che abbiamo invece nord-nord e cose di questo genere. Quindi esiste un'area. Allora, cos'è il principio della partenza su cui io suggerisco che sia il nostro modo di sviluppare il tema che stiamo affrontando? Noi come Assolombarda, come Milano, in collaborazione con tutti,
concludo questa prima parte dicendo non si può parlare di area metropolitana senza parlare di titolo quinto, revisione del rapporto Stato-Regioni, le famose burocrazie concorrenti. Abbiamo inventato l'unica cosa concorrente, le burocrazie concorrenti, e adesso reinventeremo la burocrazia delle città metropolitane concorrente con quella delle regioni. Non esiste, e attenzione a non pensare di pettinare le regioni che sono di destra attraverso le città metropolitane che sono di sinistra con un collegamento con lo Stato. Attenzione, quando la politica entra nell'interpretazione di queste cose, già siamo il vecchio paese e non siamo il nuovo paese. Quindi io sento anche questo sottotono ogni tanto quando si affronta il problema delle aree metropolitane, che diventa un tono politico, e quindi mi preoccupa. Allora, prendendo da un metodo che stiamo cercando di lanciare, un metodo di rinascita dal basso, noi abbiamo sviluppato un progetto di sviluppo della nostra città fatta di 50, un progetto, una visione strategica fatta di 50 progetti. Ma appena affrontiamo, se uno cita i progetti, città della salute, tutti i temi della mobilità internazionale di merci e pensioni, la città delle start-up, la città dell'advanced manufacturing, immediatamente ci accodiamo, prima di tutto che non finisce a Milano, Bergamo, solo 100 km quadrati abbiamo Varese, Bergamo, dove l'advanced manufacturing è fortissimo. Quindi, però dentro i loro prodotti c'è moltissimi servizi professionali che arrivano da Milano e così via. Quindi la situazione non si chiude. Allora, quando guardiamo i progetti e nello svilupparli e mettendo i numeri che vogliamo cambiare, ci accorgiamo che noi abbiamo a che fare con tutte le amministrazioni in varie maniere sovrapposte, cioè la complessità ci impedisce di tagliare solo col comune, solo con la regione. Certo è che l'eliminazione della politica della provincia, di un ente politico, è molto vantaggiosa. Quando poi passiamo a vedere le funzioni che fa la provincia, che passano in Lombardia, si valuta un risparmio dell'ordine di 150-200 milioni, quindi non stiamo parlando di cose, cioè, però il vero problema è metterci le mani per semplificare. Noi abbiamo bisogno, quando vediamo questi progetti, chiaramente una cooperazione delle varie istituzioni. Non possiamo dire questa istituzione ci risolverà tutti i problemi, non esiste, perché la complessità è maggiore. Abbiamo bisogno di lender molto più indipendenti, questa è la mia visione. Abbiamo bisogno di abbassare moltissimo la capacità, perché questo titolo quinto, così come è stato fatto, non funziona. Attenzione che noi siamo più simili a Germania di quanto siamo simili a un sistema francese centralista. Ma è vero che noi in questo momento abbiamo costi, stiamo pagando il doppio costo, il costo del federalismo e il costo del centralismo. Noi abbiamo fatto dei calcoli in questa direzione. Dobbiamo scegliere una volta per tutte. Io sono convinto che la rivoluzione nostra nasce dal basso, e se noi cercheremo di guidarla dall'altro noi non andremo da nessuna parte. Allora, siccome ci sono energie dal basso che ci sono, dobbiamo aiutarle a liberare. Siccome ci sono progetti, mano a mano che sviluppiamo questi progetti sbatteremo la testa contro burocrazie, e così aiuteremo a semplificare, e da lì dobbiamo partire per combattere, non accettare questa complicazione, non accettare questi vincoli, non accettare che le imprese migliori soffrano, non accettare che per fare un capannone, alzare un capannone a Como, siccome non c'è il piano regolatore, un tessile non può alzarlo. Questo non ha, ci deve essere un territorio per lo sviluppo. Siccome le città metropolitane non sono solo un territorio, sono un processo, sono un nodo, la challenge è collegare il territorio per lo sviluppo di nodi e di processi. Allora, se questa è la situazione, secondo me il tema delle città metropolitane va affrontato totalmente all'interno del titolo quinto. Totalmente all'interno del titolo, di cui c'è un bisogno totale. Quindi io sono molto favorevole, riforma elettorale, riforma del titolo quinto, riforma della Camera delle Autonomie. Questo è un processo importantissimo, ma deve essere un processo chiaro. Non dobbiamo, e dobbiamo accettare che ci saranno certi livelli di complessità, ma soprattutto deve essere guidato da una riduzione e da una chiara semplificazione. E vedendo i problemi, dobbiamo vedere come ci scontriamo con le loro soluzioni. E da lì partire. Quindi il mio processo è: facciamo al limite in questa fase un'agenzia e vediamo di inserire tutti i progetti che noi facciamo, vediamo a vedere come si sbatte la testa, e quindi miglioriamo facendo, piuttosto che sovrapporre una soluzione definitiva che poi vedremo diventerà burocratica, legislativa e non un processo imprenditoriale ed evolutivo. Questa è la visione che noi abbiamo da Milano. Grazie. Grazie al Presidente Rocca e grazie anche agli altri presidenti delle aree industriali metropolitane. Noi ci fermiamo qui, lasciamo la parola alle conclusioni al Presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, che ci raggiunge.